Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, ci troviamo a Spresiano, al lago Le Bandie in provincia di Treviso, dove tra alcuni istanti andrà in scena la presentazione del Bottecchia Factory Team. Marco, cosa vedremo? Quali sono le novità del team? Beh, le novità per l'anno prossimo, c'è stato un nuovo inserimento di un giovane nel gruppo dei ciclisti, e poi per il resto sono rimasti gli elite dell'anno scorso, quindi Visinelli, Pavarin, e c'è anche un nuovo inserto, diciamo, di un ragazzo che non è più tanto giovane ma ci serve per fare un po' di spogliatoie. Marco, nel nuovo team anche una vecchia conoscenza della mountain bike, Stefano Dal Grande, che purtroppo oggi non c'è. Sì, purtroppo, sfortunatamente oggi non c'è, causa un incidente automobilistico che ha avuto qualche mese fa, quindi si sta riabilitando adesso, ha un problema, ha una caviglia e quindi oggi non riesce a essere qui con noi, però speriamo che nel giro di un mese e mezzo possa rientrare in forma per partecipare alle gare più importanti della stagione. Una formazione di 5 atleti pronta a ben figurare nelle principali competizioni italiane. Ma andiamo ora a conoscere più a fondo i biker. Iniziamo da Marcello Pavarin. L'atleta di casa, con una buona stagione alle spalle, è pronto a riconfermarsi. Diciamo il 2016 è stata una bella stagione, sono contento in parte di come è andata, perché all'inizio insomma non ero nelle migliori condizioni, però quest'anno ho lavorato bene, niente, io sono fiducioso, mi piace. Poi da domani ho messo 5 gare, diciamo, nel mirino, sono tutte abbastanza alla portata, forse la Tre Valli è un pelino più dura per le mie caratteristiche, però dai, le prossime 5 gare credo di stare bene, partiamo intanto con domani. Riconfermato anche il già campione italiano under 23 nel ciclocross, Rafael Visinelli, un atleta tra i più versatili. Nella scorsa stagione ha raccolto diversi piazzamenti e 3 vittorie. E speriamo quest'anno di riconfermarci, di andare sicuramente meglio. E insomma, la condizione per ora non è il massimo, perché ho cominciato da poco e il tempo non è stato favorevole, tutto quanto, e quindi diciamo che sono un po' indietro, però nei prossimi mesi dovrei ottenere una buona condizione da cominciare a fare risultati. Domani le prime gare di stagione sono sempre un'incognita per tutti, perché non si sanno le condizioni degli altri, quindi magari uno pensa di essere indietro, in realtà te la puoi giocare, quindi è tutto da vedere. Marco Ciccanti è il più giovane del team, marchigiano di Ascoli Piceno. Questo è il mio secondo anno da mountain bike, non è che mi pongo dei risultati particolari, diciamo, cerco di migliorarmi. L'anno scorso, diciamo, ho fatto prevalentemente corse al centro, e quest'anno mi hanno dato l'opportunità a Bottecchia di correre con loro. Sono qui per correre al nord, dove la qualità sicuramente è migliore, e cerco di fare più esperienza possibile anno dopo anno di migliorare. Marco Quagliardi torna a gareggiare tra gli elite. Padovano, con la sua esperienza, saprà sicuramente tenere unito il team e dare nuovi stimoli agli atleti. Le sensazioni del team sono buone, nel senso che io ero in organico l'anno scorso, in organico tra virgolette accompagnavo i ragazzi, quando non c'erano impegni di calendario, diciamo istituzionali, correvo anch'io con una tessera d'amatore, e essendo sempre stato parte del gruppo, pareva che le prestazioni potessero essere ancora dignitose, competitive. Abbiamo fatto il passaggio alla tessera da elite agonistica, insomma, per cui faccio quello che posso per aiutarli, salvo che non hanno bisogno di aiuti di sicuro i ragazzi in squadra, insomma. Anche quest'anno il team di casa Bottecchia è gestito da Alessio Finetto. Allora, usciamo da una stagione 2016 in cui i risultati sono stati decisamente sopra le aspettative, e ovviamente quest'anno vogliamo riconfermarci e fare anche qualcosa meglio se possibile. Gli obiettivi sono concentrati prevalentemente inizio stagione e fine stagione, con il campionato italiano a giugno,
dove contiamo di esserci e fare una buona prestazione. Ma allora partiamo all'inizio anno con la Bardolino Bike, Garda Bike, South Garda, per poi andare alla Nove Fossi giù nelle Marche, Suave Bike. Contiamo di fare ovviamente la 100 km di Forti, quindi il Trentino, tutte le gare in Trentino, e per poi finire la stagione con il trofeo d'autunno nel Padovano, dove abbiamo Rafael che può ben figurare visto che è il vincitore uscente del 2016. Con i feedback degli atleti sui campi di gara, Bottecchia sviluppa i suoi nuovi progetti off-road, progetti che nascono dalla sinergia tra il team e l'azienda. Red Lab vuole essere il laboratorio di ricerca e di sviluppo del nostro reparto corse. È un progetto che è partito nell'inizio 2016, sta maturando velocemente e grazie alla collaborazione con i ragazzi del Factory MTB Team Bottecchia stiamo portando avanti nuovi progetti e nuove soluzioni tecniche che ci stanno dando veramente delle soddisfazioni incredibili. Questo progetto qui è naturalmente parte integrante dell'attività di sviluppo e di marketing che l'azienda ha già impostato da qualche anno per cercare di aumentare la competenza tecnica e soprattutto dare una visibilità e una comunicazione importante a tutto il mondo del mountain bike. La bici ufficiale del team è la nuova Ortless 297, ultima nata del laboratorio Red Lab. Telaio stupendo che è stato studiato grazie al Red Lab, cioè un laboratorio di ricerca e sviluppo all'interno di Bottecchia, appunto grazie anche all'aiuto dei vari atleti che sui vari percorsi ci danno indicazioni positive per migliorarci. Abbiamo fatto questo nuovo telaio molto dinamico, molto reattivo, con un posteriore importante boost, con la possibilità, appunto, chiamandosi 297, dà la possibilità di assemblare sia una ruota con gomma da 280, quindi una gomma plus, e sia una ruota da 29 per fare i vari percorsi di marathon. La parte anteriore dello sterzo dà all'avantreno una sicurezza, una stabilità, specie in discesa, su percorsi molto, molto insidiosi, molto difficili, come anche il posteriore, con un interasse da 148 mm, dà una reattività unica a questo mezzo che speriamo che per la stagione che sta venendo avanti dia grandi soddisfazioni con i ragazzi. La Bottecchia Ortless 297 in dotazione al team è allestita con il cambio SRAM X01 Eagle 12 velocità, freni Shimano XT e forcella RockShow SID. Le premesse ci sono tutte, atleti e mezzi al top per una stagione che sicuramente darà buoni frutti.